Eccoci qua, amici della Lombardia, amici di Telenova, ben ritrovati, ben sintonizzati come sempre per questo ormai abituale appuntamento con la pubblicità televisiva, perché i nostri amici telespettatori avranno una cosa importantissima e rara a livello televisivo, perché veramente potranno fare quello che vogliono. E non è retorica, perché signori miei, attenzione, chi ci conosce bene ormai da tanto tempo sa benissimo che noi facciamo i fatti e il rischio è il nostro mestiere. E voi sicuramente sapete capire al volo le cose. Beh, allora, innanzitutto oggi è sabato, quindi chiaramente voglio salutare tutta la famiglia al completo, perché sicuramente oggi sicuramente ci sarà il marito, ci sarà la moglie, ci saranno gli amici anche, perché qualcuno approfitta anche del sabato. Poi speriamo di andare in queste splendide giornate, più a lungo possibile, insomma, a fin dei conti, è vero? questo tempo brutto, un po' birichino, penso che stia per sparire, anche perché c'è un famoso detto che si dice: aprile non ti scoprire, insomma. Vabbè, allora, perché ci sono anche le influenze. Mi dicono che il nostro Colombo, che è la regia, c'è già l'influenza. Ma qui dobbiamo stare attenti, bisogna che stia un pochettino alla larga. Vabbè, amici, attenzione, perché siamo in diretta, ricordatevelo sempre, perché è molto importante, perché tutto quello che poi succederà, lo sapete, sarà dipendente dalle vostre volontà, e questo è molto, ma molto, molto importante. Bene, allora amici miei, lo sapete, questa è una trasmissione che è fatta su misura per chi ci segue. Noi veniamo direttamente qua in Lombardia ogni sabato, direttamente sugli schermi televisivi di Telenova. Ecco, ci rivolgiamo al pubblico, gli diciamo, perché siamo una grande azienda e quindi ripeto, perché c'è sempre qualcuno che non ci conosce, quindi noi dimostriamo quello che siamo. Come? Questo è un numero che vale solo ed esclusivamente per gli amici che ci chiamano. Voi ci chiamate. A questo punto è un numero riservato, questo è importantissimo, dopodiché noi potremo eventualmente, cosa molto importante, presentarvi le cose che voi volete. Quindi se volete chiedermi dei bracciali, se volete chiedermi dei collieri, se volete chiedermi... Cioè, abbiamo un'ora di tempo, quindi in un'ora dobbiamo far tutto e non è assolutamente facile. Allora benissimo, io direi di partire con la prima proposta. Avete chiesto tutto? Dimmi, topazio azzurro. Ah, è una delle pietre forse, signori miei, attenzione, più acclamate, più richieste, perché pensate che il topazio, questa importantissima nomenclatura a livello di semiprezioso, signori miei, attenzione, non è quello tradizionale giallo-oro, che poi anche fra le tante cose è la pietra, ecco, signori miei, talismanica per i nati sotto il segno del leone. Qui abbiamo la varietà rara, attenzione, di topazio, cioè topazio di vasta creatura, perché sapete che quando troviamo, amici carissimi, una pietra di vasta creatura con una certa caratteristica, perché poi, attenzione, la cosa essenziale, fine di stima, lo sapete tutti, ecco, la cosa principale è che il colore, il taglio, che poi in questo caso il lapidario, a suo punto può chiaramente cercare di farlo, senza poi chiaramente creare delle ombre chiaramente di buie, lo sapete, oppure tantomeno delle zone chiaramente di luce assurde, perché deve essere un colore uniforme, grazie anche al pleocurismo, che è una cosa importantissima. Allora, andiamo a vedere questo anello. Allora, abbiamo anche due rubini, mi sembra giusto, la nostra illuminazione agenda prende anche, lo sapete, da questa grande considerazione. Bene, allora, attenti, guardate che cos'è questo straordinario esemplare. Stiamo parlando, signori miei, attenzione, per quanto riguarda una selezione, ripeto che noi siamo anche gemmologi, un top gem, cioè stiamo parlando di una pietra assolutamente perfetta per qualità, per taglio, e qui, signori miei, è bene dare a Cesare quello che è di Cesare, a parte che il lapidario non si chiama Cesare. Però, signori miei, attenzione, è bene dare questa considerazione, che lo sapete, è un modo di dire, al lapidario, perché guardate che non è assolutamente semplice tagliare le gemme come è stato fatto in questo momento, senza pregiudicare la sua bellezza. Parliamo di oltre 3 carati, e questo è molto importante, 3 carati. Abbiamo poi esattamente due rubini laterali, abbiamo poi, vedete, duraliti nobili, attenzione da non confondere con le zirconi, perché le duraliti nobili, pensate, vengono chiamati anche diamanti sintetici. Vedete, se io fossi stato una persona avrei detto brillanti. Allora, taglio navette, taglio carré, taglio tepper, oppure in questo caso taglio brillanti. Bene, signori miei, il principale protagonista è questa gemma che stiamo inquadrando, e non sto scherzando, Allora, 1.240.000. Signori miei, attenzione, lo sapete che il topazio azzurro è una pietra che costa commercialmente al carato, ripeto, topazio azzurro naturale, quindi non l'imitazione, una sintesi. Signori miei, attenzione, vi facciamo il certificato di garanzia, costa 400.000 lire il carato. Quindi se voi avete fatto questo calcolo talmente semplice, avete già capito che io vi ho già messo in una condizione favorevole, perché io lo faccio sempre. Lo sapete, metto già in condizioni il pubblico televisivo di chiamare immediatamente e vedremo quello che succederà. Allora, signori miei, attenzione, ecco, mi fermo un attimo perché voglio far vedere questa inquadratura molto importante. Allora,
In apertura, anche come saluto, chiaramente io, guardate, dovrei ringraziare tante persone che ci stanno seguendo, abbiamo tanti telespettatori, tanti clienti che ci stanno guardando e quindi saluto veramente proprio tutti, tutti. Dovrei fare un elenco innumerevole di amici, di clienti che ci seguono e quindi scusatemi se in questo caso generalizzo, ma è molto importante, saluto tutte le persone che ci fanno pubblicità, continuano a farlo perché, signori miei, senza di voi non potremo chiaramente anche in questo caso vedere quello che succederà, è vero? Allora, ripeto, non dipenderà dalla mia volontà. Allora, regia, Colombo, ecco, grazie. Mi vuoi scrivere per cortesia? Fate voi il prezzo? Grazie. Ah, il nostro Colombo. Allora, no, che deve sapere, il nostro Colombo dice, Gianfranco, mi raccomando, insomma, fammi sentire il tuo toscanaccio, vabbè, gli piace sentire il toscano, Colombo, eccoci qua. Allora, benissimo, scendiamo, forza, 1.200.000. Allora, sapete benissimo che da questo preciso istante, mentre stiamo praticamente corrigendo anche la titolazione, non potremo assolutamente, amici miei, attenzione, ostacolarvi, quindi non potremo ritirarlo perché è il contrario di una vendita. Attenzione, l'asta la sapete tutti come funziona, no? Si va a rialzo anche con rilanci imposti. Qui non imponiamo niente a nessuno, qui scendiamo, quindi quando uno di voi si fermerà, quando uno di voi vorrà fare ciò che vuole, a quel punto noi ci fermeremo. 1.100.000, forza. Niente? 9.90. Signori, io vado veloce perché cerco di guadagnare tempo, cerco come sempre, un'ora è poca, attenzione, a livello televisivo, in diretta, ci sono tante persone su Telenova, lo sappiamo benissimo. 900.000, 8.90, ci sono già tante richieste, io le vedo, le persone che ci hanno già chiamato lo sanno, sono lì che sono in trepida attesa, quindi cerco di risparmiare tempo, quindi facendovi risparmiare denaro. 800.000, 700.000, 6.90, 6.40, 6.30, 6.20, vediamo un attimo. 600.000 lire, vediamo cosa succede. 5.90, 5.40, 520.000 lire, anche perché il nostro Colombo mi dice che poi abbiamo, è vero, fra poco anche la pubblicità. È chiaro, c'è la pubblicità, l'anima del commercio, noi siamo inseriti anche in una trasmissione pubblicitaria, siamo in diretta e soprattutto, signori miei, diciamo al nostro pubblico di fare quello che vuole. Chiaro? Cioè, liberi, non so se ci siamo capiti o intesi, se è la prima volta che ci state seguendo, 500.000, 4.90, 4.80, 4.70, 4.40, allora qualsiasi cosa succeda, lo sapete amici miei, attenzione, il prezzo, la prima persona che di voi che ci sta guardando su Telenova, signori miei, andrà a chiamare, siamo in diretta, guardate pure i vostri orologi, dico, andrà a fermare questo articolo, noi lo dovremo dare per forza, cioè a questi tre, quindi ne potremo dare altri due. Lo so che questa volta partiamo un po' in sordina, ma amici, purtroppo un topazio azzurro così non è facile trovarlo, ecco, la verità ve la devo dire. 400.000, quindi sarò veloce perché è chiaro, e poi dopo vedremo se ne potremo dare un po' di più, ma insomma, un topazio azzurro così sfido chiunque, perché io penso che il grande telespettatore, quello che ci sta guardando a casa, queste cose le vede, 3.90, nessuno chiama. Dico, vi siete mai fatti fare un gioiello? Vogliamo essere chiari, trasparenti, come questo eccezionale esemplare? Quante volte vi è capitato magari farvi fare un gioiello? Dite la verità, Non sto scherzando. E vi hanno fatto un preventivo. Guardate che non sono stati disonesti queste persone. La manifattura ha un costo, il manufatto, l'oro, la responsabilità, niente. Vabbè, 300.000, 290, 240, purtroppo è così, signori miei, che devo dirvi, 205.000 lire, roba da pazzi, roba da... C'è la chiamata, fermi un attimo, attenzione, siamo stati fermati? Allora un attimo solo, un attimo, amici miei, abbiamo una chiamata, allora un attimo solo perché il nostro centralino, e io sapete amici carissimi, vi chiedo scusa perché non ho il centralino vicino come magari in altre vendite televisive, che bello sarebbe, ecco guardate un po' lo rimpiango, non sto scherzando, ecco questo ve lo dico sinceramente, ecco io sono in uno studio televisivo, sono qua in uno degli studi di Telenova, i tanti studi di Telenova, e quindi sono qui, dico signori miei, a vedere cosa il pubblico è capace di fare da casa. Allora, abbiamo la prima chiamata, un attimo solo perché il nostro assistente su viaggia, va, su, giù. Allora, attenzione perché noi la controlliamo, vero? La stiamo controllando, vero? Benissimo. Allora, fra poco sapremo di chi si tratta. Allora, benissimo, anche per salutarlo. Allora, cosa molto importante, Colombo, allora facciamo per cortesia lampeggiare 205.000 lire, perché? Perché è molto importante, perché adesso ne potremo dare soltanto ed esclusivamente altre due. Cioè, vuol dire che adesso, amici miei, attenzione, non sto scherzando, amiche carissime soprattutto, il topazio azzurro sarei, guardate, meschino, ecco, guardate, a me non piace essere meschino. Io, vedete, signori miei, uno dei miei traguardi che ho sempre cercato di raggiungere, perché tutti bisogna essere un po' ambiziosi, ma la mia, signori miei, ambizione è una cosa modesta, cioè è di essere sincero, di essere corretto nei confronti della gente. Forse anche per questo che lavoro da 14 anni, sempre con frequenza nazionale. Forse potrebbe essere anche per questo.
questo. E allora, signori miei, attenzione, 205.000 lire, attenzione perché mi pare sia valida, vero, questa chiamata. Dimmi, la signora Irma da dove ci chiama? Da Milano abbiamo la chiamata. Signora Irma, io la saluto, grazie. Dovevate vedere la scintillinista che è venuta qua. Innanzitutto è una bella ragazza, quindi mi fa piacere, insomma, fin dei conti, essere avanti a telecamera, d'accordo, perché poi una macchina ferma, quindi lì, insomma, grazie. Allora, signora Irma, da Milano, come va? In compagnia? Allora, signora, lei ha deciso, ecco perché, vedete, io non vorrei che il pubblico si sentisse un pochettino imbarazzato. Signori, questa è una trasmissione libera, per questo siamo in un emittente libera. E quindi, essendo in diretta, perché guardate, non stiamo scherzando, c'è una cosa che in altre trasmissioni sicuramente non trovate, quello di essere realmente in diretta. Perché se no, signori miei, anzi, poi dopo lo vedrete perché vi sarà portato a casa, lo sapete tramite le Poste Italiane. Allora attenzione, un'altra grande raccomandazione alle nostre signore. Ecco, attenzione perché lo sapete, se siete nuovi noi non possiamo sapere, ecco, la vostra misura, ma noi vi chiediamo, al momento che poi vi richiameremo a fine trasmissione per la conferma, cosa molto importante, di lasciar detto, cosa molto importante, il numero, la misura, perché noi abbiamo, lo sapete, non siamo l'aziendicola. Siamo una grande azienda, quindi abbiamo, attenzione, cosa molto importante, anche il laboratorio che vi metterà a misura l'articolo, in modo che non ci siano problemi, al prezzo che avete deciso voi, poi qualche cosina per le spese postali, proprio poca cosa. Allora, signori miei, attenzione, una cosa ve la devo chiedere, perché c'è anche il profondo osservatore, il presidiatore. Signori miei, vi chiedo pubblicità. Signori, noi abbiamo sacrificato, guardate, non sto scherzando, perché chi ha queste gemme qua se le tiene. Volete sapere la verità? Se le tiene. Mi vuoi inquadrare? Perché a me piace guardare in faccia la gente, qualcuno, magari Colombo, magari qualcuno magari si mette in disparte, ha paura. No, io non ho paura, perché quello che io sto facendo, signori miei, attenzione, io sono gemmologo, quindi queste cose chiaramente le so. E quindi, ma non perché voglio fare il professore, me ne frega niente di essere professore, voglio farvi capire la cosa che forse non riuscirò mai a farvi capire, che avete deciso voi questa cosa. Io, guardate, e non sto scherzando perché faccio televisione da tanto tempo, so benissimo chi cambierà canale in questo momento e si trova davanti a questa nana di 205.000 lire, penserà che non sia vero, quindi la brutta figura la faccio io. E invece voglio, invece, amici miei, scusatemi, perché c'era un famoso detto che si dice voglio non si dice, invece si dice, è come se si dice, perché a questo punto pretendo due persone, non di più. Signori, attenzione, sta a voi, siamo in diretta, guardate che la diretta, si dice che è il bello della diretta da tante occasioni, ma da anche, dello sapete, dei grossi ostacoli, perché signori miei, sappiamo benissimo, pensate un attimo, dico, io mi ricordo quando ero bambino, quando andavo a scuola mi capitava di studiare, è vero, la geografia, andavamo a vedere la Lombardia. Allora, Lombardia è una delle più importanti regioni d'Italia, abitanti, non ve ne dico, e non ne possiamo dare, scusatemi un attimo, siamo in televisione, quindi un mezzo di comunicazione di massa, ne possiamo dare altre due, cioè un altro è stato prenotato la signora Irma da Milano, ringraziate questa signora, perché, ripeto, perché poi poteva fermarsi a 350, nessuno l'ha fatto, forse perché le nostre signore volevano anche godersi questo bel gioiello. Signori, ve lo portiamo a casa, con le Poste Italiane, lo vedete, quando, ecco, una cosa vi chiedo, altra ulteriore cosa, perché lo sapete, noi siamo sempre un'azienda completamente dalla parte del telespettatore, perché in pubblicità possiamo farlo, in vendita ci comportiamo come gli altri, ma è chiaro, chiaramente facendo dei prezzi chiaramente più grandi, migliori, eccetera, eccetera. Allora, siamo vicini anche alla pubblicità, amici, attenzione, rimane uno, perfetto. Allora, amici miei, attenzione, perché abbiamo anche un break pubblicitario. Il nostro Colombo mi ha detto che Franco c'è la pubblicità. Lo so, vabbè. Allora, noi, attenzione, stiamo per dare la linea alla nostra regia per alcuni consigli per gli acquisti. Allora, voi mi raccomando, state lì, anzi, l'ultima persona chiami subito. Allora, ci vediamo fra un attimo. Eccoci qua, ritorniamo in diretta. Allora, signori miei, lo sapete, la pubblicità è il commercio, come vi stavo dicendo prima, quindi riallacciamo questo cordone umbilicale. Allora, ritorniamo in diretta, guardiamo pure tutti quanti i nostri orologi, speriamo che siano uno delle nostre, anche perché, signori miei, attenzione, qui ci abbiamo una richiesta veramente importantissima. Io devo dirvi una cosa, io ho qua una lettera che me la sto un pochettino guardando nella trasmissione, e vorrei salutare, non sto assolutamente scherzando,
il signor Franco da Bergamo, che mi ha chiamato e praticamente mi ha chiesto cortesemente, perché ha visto durante la nostra trasmissione su Telenova, ecco, un articolo, un orologio particolare da Daytona. E siccome mi ha sentito parlare, ecco, si è fatto dare l'indirizzo e ci ha chiamato direttamente quindi in negozio, chiaramente informandoci che arrivava una lettera. Ecco, guardate, è stato talmente gentile questo signore che non ci ha detto il contenuto della lettera, ma proprio ci ha detto: guardate, io sono l'adottatore, vi arriverà una lettera. È arrivata questa lettera, quindi io spero che sia anche all'ascolto, che siamo anche in diretta, poi oggi è sabato, potrebbe essere fuori anche con la propria famiglia, però magari se c'è la persona che l'ha portato davanti al teleschermo, beh, in questo caso che sia portavoce. Allora, questo signore, ecco, ci ha detto: siccome ho visto dal mio amico che ha acquistato un eccezionale orologio Daytona, che poi si sono divertiti anche a valutarglielo molto molto di più da quello che lo ha pagato, e questo è rimasto assolutamente segreto. Guardate che molto bello, cioè questa persona giustamente se l'ha tenuta un pochettino segreta questa cosa. Vabbè, vorrei pregare chiaramente il gentilissimo presentatore, se avesse la possibilità di poterlo ripresentare, eccetera eccetera, ecco, di presentarlo durante magari una trasmissione del sabato, che sono quasi sempre a casa. Io spero che sia all'ascolto l'amico da Bergamo. Allora, amici carissimi, io, sapete, lo dico anche per ricollegare tutto quello che ho avuto modo di dire in altre trasmissioni: quando presento questo orologio vi pretendo di stare tutti quanti, noi compresi, con i piedi per terra. Allora, preciso una cosa: se questo orologio è qui, questa è un'altra dimostrazione di serietà, perché sapete benissimo che proprio in settimana si è conclusa una delle più importanti fiere internazionali dell'orologeria mondiale, che si teneva a Basilea, e noi eravamo presenti non solo così come visitatori, perché noi abbiamo, come tutti quanti ben sanno, una concessionaria europea che è la Reuter Watch, che abbiamo solo noi.